Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew, io sono Roy Lovat e oggi riprendiamo la nostra avventura in Songs of Steel. Dopo ennesime battaglie difficilissime, sberle a non finire, a quanto pare riusciamo a combattere un attimino, speriamo più efficacemente, contro sti Celti, perché dobbiamo combattere... Ah no, contro una loro sortita. Ok, non abbiamo neanche Nerva, questo vuol dire che le nostre truppe saranno praticamente assolutamente lentissime, senza possibilità di muoversi troppo, quindi dovremo prendere della cavalleria probabilmente. Ahimè, come abbiamo visto, la balista non si potenzia, quindi niente da fare. Allora, un gruppo di numanziani ha deciso di attaccare contro una delle mura d'assedio, precisamente in un'area ancora sotto costruzione. Nuove truppe da Termes e Palanzia cercano di aiutare questa sortita dall'altra parte del muro. Raduna le tue truppe e ferma l'attacco. Vediamo un po'. Quanti soldati ci date? Peccato che non ci diano la possibilità... 8! Che è sempre sta schifezza! 8! Che è 8? Mamma mia, e questa è una cosa che secondo me dovrebbero cambiare, dovrebbero darci la possibilità di portare un po' più di truppe, sono belle, non le usiamo mai tutte. Cioè, ma che è 8? Boh. Comunque, tu qua non ci puoi andare perché? Vai qua. Ok. No, ma va. Questi è ancora a livello 2, mamma mia. Facciamo così, tu così. Più truppe. Anche perché abbiamo le legioni, là com'è possibile usiamo sempre due sputi dei soldati. E poi perché è bello, cioè, avere tante unità. Loro hanno sempre 800 milioni di unità, noi invece... Ok. Figurati, fromboliere, cecchino, bazzughiere qua giù. Fromboliere qui con la neve. Questi stanno nella neve o no? Sì. Allora, voi dovete andare qua, che dovete andare a ammazzare questi. Qua... non so se siano più potenti questi. Ecco, facciamo così. Voi andate di qua perché qui non conviene. Bisogna mettersi qua dove non c'è la neve. Quindi, ok. Ah beh, potete già venire qui? Perfetto. Ok. Sì, Fax, tu vai qua, va bene. Mi fa impazzire questo qua, però vediamo. Allora, qui per esempio sarebbe stato bello portare la balista. Il problema è che se disgraziatamente l'avessi... Madonna mia, veramente. Ah, non c'abbiamo una robina per schivare, qualcosa, niente. Potremmo andare già con questo. Andiamo subito qua, va? Vai, subito. Intercettiamo questi perché qua ci massacrano che è veramente... una meraviglia. In realtà mi sa che è meglio mettervi qua voi. E a voi qua. Ma qua devo... Là dovrei arrivare prima di loro su quel pezzo senza neve. Però non credo che ci arrivino. Ok, ci metteremo qua. Che ti devo dire? Cavalli. Vai. Vai qua. Ok. Allora, qui... dove ci conviene metterci? Perché qua ormai no. Qui è vero che abbiamo il vantaggio, ma abbiamo lo svantaggio per l'altezza. Quindi o ci piazziamo tipo qui... Allora, loro li possiamo mettere qui, però qui ci dobbiamo mettere comunque qualcuno.
Li potremmo fare loro qui, Sifax qui, gli altri qui, i peltasti qui, Sifax qui, loro qui e le altre. Questi poi ci bypassano sicuro, però ci sono loro. Ciao, oddio. Lo so, non è il massimo, ma a quanto pare poco possiamo fare. Bene qua. Sifax, oh boy. Il problema è che non so come piglieremo quelli laggiù. Questi dovrebbero crepare. No. Allora, io direi, approfittiamo. Allora, che dobbiamo fare? Difendi o metti in rotta 5 nemici. Sopravvivi fino alla fine del turno 8. Ok. No, qua rimaniamo così. Ah, loro potrebbero avere l'abilità quella che gli permette di passare senza problemi sulla neve. Allora, intanto voi andate qui. Ce l'abbiamo fatta. La peltastini, no. Prima loro, che dobbiamo per forza spostare, altrimenti loro qui ci vanno. No, spostiamo loro. Sì, loro qua. Fuoco. Non è fatto niente. Qua. Ottimo. E voi andate qua. Difesa. Difesa. Purtroppo questi non ho idea di come raggiungerli. Dobbiamo praticamente sbrigarci e ammazzare quelle. Solo 10 punti di differenza. Questi dove... Che non so questi che cacchio vogliono fare. Se riuscissimo a ammazzare subito questi, possiamo andare i peltasti a uccidere quell'altro. Quelli sono morti. Queste due insieme sono... Ok, si sono divise. Stanno in acqua. Puoi uccidere questi qua? No, allora facciamo così. Ok, mo doppio attacco con lui. Ok, peltasti. Peltasti. Potremmo provare a bloccare questi. Con questi andare peltasti di là a uccidere loro. O attendere. Il problema è che se attendiamo questi, mamma mia, però qui dobbiamo star vicini, sennò questi qua non li abbatteremo mai. No. Aspettiamo. Qui possiamo fare così. Boom. Cioè fanno più danno loro che gli altri. Qui. Allora. Peltasti qui hanno preso un po' troppo danno, quindi io li sposterei un attimino. Forse potremmo mandarli qua addirittura a fare così. Clic. Niente, proprio ci traccano, eh. Facciamo ucciderli, sì. Allora, qua... Sì, va.
Questi purtroppo sono usciti da là. Bel tasti. Ok, famo una cosa azzardata, va? Qui ci conviene rimanere qua. Ci abbiamo il bonus. Ok. Oh no, Sifax. Allora, Sifax, non metto lo scudo perché poi si rallenta troppo. Ciao. Ok. Bene. Sì, perché questi stanno in acqua, quindi la cosa migliore da fare. Ottimo. Sì, lo so che non è il massimo, ma... Mo troveremo il modo di far fuori anche quelle. Bene, sono tre. Non dovrebbero farci tanto danno, ma ce lo fanno comunque. Vai, vai, che sono in acqua. Qui dovevamo fare molto più danno. Blocchiamole di qua. Resistete, cavalieri, resistete. Allora, qua io direi continuiamo. Aspetta. Vai, allora. Facciamo così, se no ci ammazzano i cavalieri. Vai. Hold the line, hold the line. Vai, ma tu dovresti... Non li riesci ad ammazzare, fantastico. Tra l'altro lui ha pure la lancia speciale. E dai, crepate! Vittoria! Mi ero distratto, abbiamo vinto! La battaglia è vinta! Olle. Non abbiamo perso nessuno. Nice. Subit. Solo risorse e niente prestigio. Wow. Ok, allora.
Bene, bene, dai, non aver perso nessuno è un'ottima cosa, non è salito neanche nessuno di livello, però vabbè. Vediamo un pochino qui che succede. Abbiamo quasi circondato del tutto la fortezza. Arrendetevi a Roma o pagate le conseguenze. Allora, Nerva e Asellius hanno trovato un gruppo di donne e bambini che cercano di scappare prima che le mura siano completate. Gli ordini di Scipione sono chiari. Tutti i numanziani devono far ritorno, devono essere rimandati indietro nella città senza eccezioni. Non manderò donne e bambini a morire di fame. I numanziani hanno combattuto sempre con onore, si lamenta Nerva. Ma potrebbero cercare rinforzi o portare all'interno della città delle risorse, sottolinea Sellius. Che farai? Che farò? Se li lasci andare, probabilmente prenderemo un bonus al morale. Cioè, il bonus al morale, ma loro l'iniziativa. Invece se li blocchiamo, sicuramente morale fa schifo, ma prendiamo l'iniziativa. Boh, però Scipione già ci ha frustati già solo per aver messo in dubbio i suoi ordini. E visto che ci ha fatto uccidere il nostro amico, io eviterei, perché sennò ci uccide pure Nerva. Quindi io farei questo, perché poveracci, ma andiamo con Asellius. Asellius, gladio in mano, costringe il gruppo a tornare all'interno della città. Nerva non approva il sangue freddo del suo compagno. Morale, ovviamente, perdiamo il morale. Non prendiamo mai niente di positivo noi, mamma mia, è così sia. Però perlomeno abbiamo completato le mura. Che succede qua? Spettri del passato, premonizioni per il futuro. Belle. Dopo un lungo inverno, dopo una lunga notte invernale passata a pattugliare le mura, Asellius e i suoi uomini si apprestano a tornare al campo. Signore, si avvicinano dei barbari. Calmati, Titus, è solo un uomo che muore di fame e che si aggira intorno alle mura. Che spettacolo pietoso. Mentre quando l'uomo si avvicina, Asellius diventa pallido. Ah, il vecchio. Mano del fato! Sei tornato! Signore? Ascoltami, mano del fato! Sì, sono io. Immagino, spero che tu sia ancora in possesso del dono di Cernunnos. Signore, i suoi ordini? Sì, ce l'ho ancora. Allora ascoltami! Perché il momento del fato si avvicina. Sono venuto ad avvisarti, cacciatore. Dovrai affrontare il cavaliere pallido, il cavallo pallido, quando terminerà la stagione fredda. Ah, Madonna. Prevedo la morte dei tuoi cari. Vedo la cocente sconfitta, anche in vittoria. Molti di voi non vivranno per vedere un altro inverno. Che diavolo stai blaterando, maledetto cane? Ti ucciderò sul posto. Aspettate! Lascialo andare, Anton Vecchio. Lascialo andare o fallo arrestare? Lascialo andare perché manca solo che ci attiriamo la sfiga dei dei norreni. Ciao. Lasciate andare quest'uomo. Non gli resta molto da vivere. Conoscete quest'uomo, signore? Non importa, lasciatelo andare. Potremmo non rivederci più, cacciatore. Ricorda, devi essere testimone di ciò che succederà. Cernunnos ti proteggerà. Addio, vecchio. Non so, soothsayer cosa voglia dire, tipo l'indovino? Se ne va in silenzio, gli uomini completano la loro pattuglia, il loro pattugliamento, la loro ronda, ecco, mi veniva ronda. No, abbiamo perso questo che era buonissimo, però ce n'ha dato un azzurrino. L'amuleto della protezione di Endovelico. Ok, vediamo un po' che fa sta amuleto.
Vita 100 più 100, 100%, 420 di vita, boom. Ok. Niente, nessuno è salito di livello. Un'altra battaglia. I Celti fanno un ultimo tentativo di rompere l'assedio. Vai all'evento. Mancano solo pochi metri di muro prima che l'assedio sia totalmente completato e la città sia totalmente circondata. Ecco. Il console Scipione ha lasciato il campo con una corte per ispezionare la palizzata. Prima che possa reagire, un guerriero si lancia... No, un guerriero si lancia fuori da una vecchia torre di pietra e suona un corno. È un'imboscata celtibera per abbattere il nostro generale. Eliminali e permetti che venga completata la cinta muraria. Ok. Allora, una cosa, tra l'altro, volevo vedere qui prima. Campo dei legionari. Allora, questi sono tutti veterani. Questo vuol dire che sono a livello 3. Noi abbiamo qui la gente a livello 2. Se io prendessi, per esempio, questi, questi combatterebbero a livello 3. E sarebbero dunque molto più potenti di questi. E lo stesso dicasi per questi qua. Il problema è che c'è sicuramente un limite e io questi qua non li posso togliere. Quindi non so se mi convenga tipo prendere adesso ste truppe. Pure questi, vedi, questi sono ancora a livello 2. Se io prendessi questi, questi sarebbero a livello 3. O elite. Eh no. Fammi vedere. No, livello 2, ok, quindi livello elite. Quindi niente. Ma voi quando salite di livello, scusa? Mamma mia! Cioè, mai più praticamente. 12, 18. Oh. Veramente lenta la progressione, calcolando quanto sono potenti loro. Punto di non ritorno, ok. E 7 unità, e mamma mia. Allora, questi li teniamo. Perché non abbiamo nessuno che si muove. Te proprio... il fatto stiamo sempre là è che lui dovrebbe salire di livello. Aselius già è livello 3. Quindi niente, dobbiamo portare lui per forza. Qua chi ci abbiamo? Livello 3, livello 3, questi vanno bene. Mo quali erano? Erano questi che stavano... Sì. Mettiamo questi che magari... Sono a livello 3, voi che siete? Ma voi siete la fanteria pesante di livello 2, ok. E portiamo questi. Non mi convince, però... Oh, che posizione del... Ciufolo. Che perlomeno lui c'ha più unità. Sì, ci credo proprio che qui non ci sia nessuno. Ci sto proprio credendo. Allora, qua c'è una torre. Che dobbiamo immediatamente abbattere, però abbiamo tutte unità corpo a corpo, quindi... Tu vai qua. Questi purtroppo... Allora, no, voi dovete andare avanti perché vi dovete mettere qui. Voi qui e voi qui, ok. Va bene. Mo, tu vai qua che devi raggiungere sta... Ah, ti posso mettere qui? No. Però ti posso mettere qui. Che non è male, in modo che tu vada qui. E puoi andare... No, no, tu vai qua e tu vai qua. Così loro vanno qui, lui va da qui. Fuoco incrociato. Il problema è che disgraziatamente c'è qualcuno qui. Proviamo. Voglio
che distruggiate quelle torri. Non deve... Nulla deve intralciare la costruzione del muro. Manipoli, mantenete la formazione, avanzate. Ok. Dobbiamo distruggere tutte le torri di guardia, quindi dobbiamo comunque arrivare qua. Sconfiggere o mettere in rotta 4 nemici, non perdere più di 4 unità e Scipione deve sopravvivere. Ah! Allora, iniziamo subito qui e facciamo così. Testudo e vai qua. Tu vai qua. Se tu in realtà dovresti andare lì. Ma per adesso vai qua. Tu vai qua. Questi qua ci arrivano. Questi sono veramente un problema. Au. Che questi li dobbiamo eliminare subito. Allora, aspetta. Sì, vai qua. E attacca questa. Noi abbiamo solo 2 punti. Allora, tu vai qua. Difesa, tu vai qua. Ok. Tu vai qua e mo ti attaccheranno. Allora, qua facciamo così. È molto rischioso, ma dobbiamo fare così. Perché sennò questi ci massacrano. Mo tu lo uccidi questo qua? No, non lo uccidiamo. Potremmo... Super rischi, ma... Eliminiamo questi. E... Poi vai qua perché sennò rimani da solo e tiro a questi. Bene, bene, hanno sbagliato. Cioè hanno sbagliato, dipende dai punti di vista, perché così qui possiamo continuare a distruggere questo. E baffan bene. Dovevamo intercettarli o vanno tutti qua? Vai, abbattete. Ok, una è andata. E adesso voi... E qua. È stato tutta falange. Non perdete l'impeto. Adesso tu dovresti andare qui in teoria, perché devi bloccare sto punto in modo che non ci vadano loro. E dobbiamo fare così, poi se perdiamo un'unità, amen. Resistete, peltasti! Venite ad aiutarci, mo c'è sta torre pure che boom, lancia le minelle. Questi si aiutano tra di loro, ma si sono allontanati. Ottimo. Qua dobbiamo un attimo pensare cosa fare. Se andare diretti e uccidere questi, perché tanto questi comunque non li uccidiamo. Andiamo diretti sulla torre, perché quella fa un sacco di danno. E vai. Vai. Ok. Vai, vai, attacca la falange. Perfetto. Allora, tu adesso ammazzi questi. E voi dovreste andare qua.
problema è che da lì non ci arrivi. No, facciamo così. Mettiamoci in difesa. E tu vai qua. I cavalieri resta poco. Mamma mia. Vai. Vai. Abbattete sta roba. Peltastini? 39. Questi devono assolutamente salire di livello. Sono troppo potenti. Fammi vedere. Qui non li uccidi. Qui potresti fare tipo così. Qua non mi conviene scendere. Oddio. Sono in inferiorità numerica, eh. Ok. Sì, lo so, ma ho fatto così. Ottimo. Vabbè, non ce l'hanno ammazzato. Beh, i cavalieri non ce li hanno ammazzati, però ce l'ammazza la torre. No, invece la torre tira qui. Hanno perso l'occasione di farci a pezzi quelli. Ottimi. Ottimi. Ottimo. E non ci arriviamo, che palle. Peltasti. Beh, qua non puoi tirare. No, no, dobbiamo finire questi. Ok, obiettivo secondario fatto. Cioè, questi sono potentissimi contro le falangi, eh. Poi, adesso, qua, potremmo fare... Oh, che sfiga! Vai così, allora, vai. Ok, e adesso tu vai qua e fai 1 2. Olè. Voi adesso dovreste salire qui. Prenderete un po' di danno, ma sti cavoli. 6. Bene, bene. Vai. Bello, tiro diretto, ottimo, attaccate. Vai qua, bloccateli. Bene così. Olle. Ok, e adesso tu vai e tiro a questa, ci dovrebbe arrivare in teoria. Non è tantissimo, ma è pur sempre qualcosa. Adesso cavalieri, andate via perché non dovete morire. Via. Via, via, via. Qui. Vale. Vai. Dai, un colpetto solo, un colpetto solo. Yes, vittoria. Non abbiamo perso nessuno. Adesso devono salire tutti di livello, eh. Sennò veramente brucio il gioco. Nessuno, e non ci hanno dato neanche... però è finito il capitolo. Despite the barbarian's best efforts, the plan has been successful. The city is surrounded. The Numantians have nowhere to go. With their capital isolated, Scipio signs merciful peace agreements with Palantia and Termus. The war will soon be over. All that remains is to wait. But despite this, some are still doubting whether it is a good idea to envelop such a
dangerous foe. Capitolo 9. 10 anni sono passati. Mettere all'angolo una bestia ferita. Ah beh, stavolta non sono passati 10 anni. L'assedio di Numanzia continua, la disciplina è tangibile all'interno del campo. I soldati guardano con orgoglio alla leadership e alla capacità del console. Vedere finalmente la loro vecchia nemesi assediata non fa che aumentare il morale delle truppe. I numanziani hanno resistito per mesi, nonostante avessero pochissima acqua e cibo. Scipione si incontra con i suoi consiglieri e gli scribi per calcolare il costo delle truppe e dell'assedio stesso. I consiglieri mostrano al console tutti i registri del pretorio, facendo un riassunto di tutte le risorse a loro disposizione. Ok, 1 d'onore e 180 risorse. Solo che veramente non è salito di livello nessuno. Incredibile. Quattro battaglie per arrivare ad elite. Mamma mia. Manco te quindi. Cioè, praticamente li combatte sempre con gli stessi quattro soldati. Comunque avete visto il campo quanto è grosso e veramente non rispecchia tanto la nostra potenza, diciamo, secondo me. Elite. E allora, a noi adesso ci conviene comprare queste. 4 turni ci vogliono per potenziare gli altri. Questi sono già potenziati, scusa. Il fatto è che non so che limite abbiamo. 6 punti. È tipo una cavalleria d'elite, a voglia. Uno di questi d'elite, a voglia. Uno di questi d'elite, subito. 2, 4, 5. E poi prendiamo anche questi. Non ce l'abbiamo i peltasti d'elite? Però ci sono gli arcieri cretesi d'elite. Stanno qui per il tasti? No, non ce l'abbiamo. A sto punto, scusa. Anche gli elefanti d'elite potremmo prendere. No, non ce l'abbiamo. Scusa, facciamo una prova. Prendiamo... o questi, un altro di questi d'elite. Fammi vedere, aspetta. A voi quanto manca? Oh, un boato. Allora uno di questi, perché questi non ce l'abbiamo d'elite. Però dovremmo prendere qualcosa che non ha... No, però la cavalleria d'elite non so se ci convenga piuttosto che questi. No, prendiamo questi. Prendiamo uno di questi d'elite. Astati. Vediamo. Allora, qui è morale. Questo è così. A voglia conviene, scusa. Esperto, non ci sono accumuli di fiancheggiamento persi durante o disciplina. Cohesion più 10 permanente. Questo non è male. Passion vuol dire che fanno lo stesso danno anche se hanno perso vita. C'ha questo, l'altro c'ha quell'altro. Molto meglio così, scusate. Anche perché qua ti è 11-18. 15-18.
Tra l'altro non c'è modo, a parte il materiale a loro disposizione, non c'è veramente niente per poterli differenziare. Scusa, tu non avevi il pilum questo? E cosa faceva? Ah, perché questo toglieva la copertura. Vabbè, diamogli il pilum, perché in teoria... Io sta gente non la posso eliminare. Quindi, cioè, meglio così. Questi purtroppo non ce l'abbiamo. Averlo saputo mi sarei tenuto più onore. Non l'avrei sprecato per gli oggetti, perché gli oggetti non fanno la differenza, perlomeno non in grandissima quantità. Però qua, a sto punto, il prossimo ci prendiamo... Io adesso prenderei un'altra di cavalleria. Tanto sempre una ne possiamo... Il problema è che ne possiamo portare sempre una. Quindi faremo così. Quello di livello 3-1 ci serviva. Questo lo portiamo. E poi se vediamo che non sale di livello, a battaglia finale compreremo i soldati tutti d'elite. Questa è una sola proprio, perché non può salire di livello. Quindi non lo prendo d'elite, perché so che tanto non ci darà niente. Non ci abbiamo la guardia pretoriana. Non ci abbiamo i peltasti. Quello sì. Potremmo prendere questi. Tu quanto fai di danno base? 18 contro 15. Potremmo prendere questi addirittura. Però i peltasti sono meglio. Vabbè, comunque. Nuovo capitolo. L'assedio continua. La città è circondata. E vedremo un po' che cosa ci aspetterà nel prossimo episodio. Per oggi infatti terminiamo qui. Come sempre vi ricordo che qui sotto potete lasciare un commento, mettere like al video e iscrivervi al canale. Io sono il console Roy Lobat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!